Si avvia alla conclusione il campionato provinciale di prima divisione femminile. Nella terz'ultima giornata, il Costanzo Giardini Sanremo ha superato per 3-1 la Maurina Volley, mettendo una grossa ipoteca sulla promozione in Serie D. Infatti, l'unica inseguitrice, la Nuolega Pallavolo A, pur vincendo per 3-1 sul Golfo Diana, resta a 3 punti di distanza. Negli altri incontri, vittoria della NLPB per 3-0 sul Volley Team Armataggia e del Tallywhale Sanremo per 3-1 sul Ventimiglia Metal. Under 13 femminile, si è conclusa la regular season. Nel girone A ha prevalso la Mazzucchelli Sanremo a parità di punti con Ventimiglia, ma con un miglior quoziente punti. Nel girone B, primo posto per Maurina A, seguita dal Volley Team Armataggia. Nel girone C, primo posto per Golfo Rimondo, seguito dal San Camillo. E domenica 19 al Palaroia di Ventimiglia, giornata finale con inizio alle ore 9:30. Maurina A, Golfo e Mazzucchelli Sanremo si contenderanno il titolo provinciale. In contemporanea, gironi di consolazioni per le seconde, terze e quarte classificate di ogni girone. Campionati regionali femminili, questi risultati dell'ultima giornata di Serie C. Salis Ventimiglia vince per 3-0 in trasferta ad Albissola, conquistando il quinto posto finale con 49 punti. Tattoo Planet Sanremo, sconfitta per 3-0 dal Tigullio Team, termina al nono posto con 29 punti. Serie D, retrocessione. La Nuolega Pallavolo, sconfitta in casa dal CPO Spezia, resta tra le 4 squadre destinate alla retrocessione. Le ultime speranze nell'incontro di domani in trasferta a Casarza Ligure con la squadra che la precede in classifica di 2 punti. Campionati maschili, prima divisione, terz'ultima giornata. Coapi Sanremo Cari Parma 3-0, Avis Carcare Tremoliter Sanremo 3-1. In classifica Celle Varazze al comando, Coapi è settimo, Cari Parma penultimo e Tremoliter ultimo. Under 13, categoria 6 contro 6, seconda giornata. La Nuolega Pallavolo Sanremo Volley con la doppia vittoria per 3-0 su Volley Team Armataggia e su Ventimiglia conquista con una giornata di anticipo il titolo provinciale. Nell'altro incontro, Ventimiglia ha superato per 2-1 il Volley Team Armataggio. Domani pomeriggio alle ore 15:30 al Palaroia di Ventimiglia, terza e ultima giornata di campionato. Under 13, categoria 3 contro 3. Confermata anche qui la supremazia del Sanremo Volley, che dopo il secondo concentramento guida la classifica sia del girone A che del girone B con 2 delle sue 3 squadre. Al secondo posto di entrambi i gironi il Volley Team Armataggio. La fase finale è prevista ad Imperia per sabato 25 maggio. Io ho concluso, ma non andate via, perché seguirà un'intervista all'allenatore responsabile della selezione provinciale maschile FIPAV Massimo Ciogli sulle immagini del concentramento Under 13 maschile giocato domenica scorsa nella palestra Ormont. Come si sta sviluppando in provincia il movimento giovanile maschile? Bene, beh, la provincia di Imperia è sempre stata una provincia che ha fatto molto fatica nel settore maschile, però i numeri di quest'anno sono abbastanza confortanti. L'Under 13 ci sono all'incirca 50 ragazzi nella provincia impegnati nei campionati sia 3 contro 3 che 6 contro 6. Questo è di buon auspicio sicuramente per le prossime annate. Notevole il lavoro fatto sull'Under 13 3 contro 3, è voluto da Berruto, il nostro CT della nazionale, e i risultati sono eccellenti perché comunque i ragazzi hanno tanta possibilità di gioco e sviluppano grandi volumi di gioco, e questo si risente è risentito fortemente a livello tecnico, quindi sicuramente positiva. 6 contro 6 i numeri ovviamente diminuiscono, letteralmente si dividono in due, però comunque anche da quel punto di vista arrivano buoni risultati. Fa ben sperare. Quali sono le difficoltà maggiori incontrate per riuscire a coinvolgere più ragazzi?
Beh, sicuramente soffriamo, come credo in tutti i posti, la predominanza degli altri sport, soprattutto del calcio. Non c'è uno storico importante in zona che faccia da, diciamo, da legante mediatico. Bisogna far tanto lavoro, bisogna far tanto lavoro a scuola, bisogna far tanto lavoro di informazione, bisogna crescere a livello tecnico e portare gente in palestra, credo che siano le cose fondamentali. L'evento di oggi a Villa Ormond. L'evento di oggi a Villa Ormond, seconda tappa del 3 contro 3 che vede impegnate Sanremo, Arma di Taggia e due compagini di Sanremo, una di Arma di Taggia, una di Ventimiglia e una di Arma di sempre di Arma d'Italia e di Imperia, è sicuramente positivo. I ragazzi oggi si trovano alla seconda fase, quindi il livello tecnico è sensibilmente cresciuto, c'è crescita in poco tempo. Positivo. La crisi economica la sentiamo tutti e questi settori qua in questo momento sono quelli che la accusano maggiormente. Non ci sono più tante realtà disposte ad investire in queste cose, è un peccato, però comunque c'è ancora tanta gente che ha voglia di fare. Quindi, e secondo me bisogna stringersi, limitare le spese, fare le cose meno magari ma fatte meglio. E si può fare anche questo, bisogna tenere duro. Capitolo strutture, infine? Capitolo strutture, nota dolente come ciliegina sulla torta, al negativo. Abbiamo bisogno di strutture, di qualsiasi genere. Faccio un esempio, il pallone tenso statico di Ventimiglia risultata essere una struttura economica nella realizzazione estremamente funzionale per tanti sport indoor. Pallavolo, calcetto, pallamano, pallacanestro, quindi poca spesa, grandissimi risultati, c'è da fare, bisogna fare qualcosa. Obiettivo della giornata di oggi e di questo 3 contro 3? Informare, far divertire, e far crescere i ragazzi tecnicamente, ma soprattutto far divertire, perché a questa età i ragazzi devono divertirsi.